beautiful dawn. Il paesaggio delle Marche, seppur disegnato dall'uomo, è di una bellezza incomparabile. Il suo incanto sta nella nitida geometria di prati, siepi, macchie di boschi, stradine e campi coltivati che si inerpicano su per colline e monti. Per il suo impatto estetico, immortalato nelle opere di sempre, da Raffaello a Tullio Pericoli, esso suscita stupore ed emozione, e ciò grazie all'impegno di pochi che con tanto amore lo curano, lo lavorano e lo difendono. Lo difendono strenuamente da generazioni, senza arretrare di fronte a ogni difficoltà. Lo difendono da minacce antiche e da rischi moderni. Lo difendono con denunce, proteste, blocchi stradali, scontri ad altissima tensione, con il rischio persino di essere travolti dai camion trasportanti l'insolita merce. Siamo nella frazione Montemoro del comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno. Qui è stato costituito nel 2000, dalla trentina di famiglie lì presenti da generazioni, il Comitato Respirare Montemoro. Obiettivo? Contrastare un allevamento intensivo di suini di tipo industriale che era stato avviato a pochi metri dalle loro abitazioni, nonostante i divieti delle autorità preposte. I cittadini sono riusciti a ottenere nel 2003 l'interruzione dell'attività, pur dovendo continuare la loro battaglia contro il declino della loro terra, inserita in un contesto a vocazione rurale e artigiana, e quindi riqualificarla. Le famiglie sono state instancabili nel mobilitarsi e nel presidiare per mesi l'insediamento abusivo. Hanno fatto ricorso alla legge, con istanze sostenute da Lega Ambiente. Hanno sollecitato le autorità a intervenire concretamente, anche se le soluzioni erano ardue da mettere in pratica. L'amministrazione del piccolo comune di Force, infatti, è dotata di un solo vigile urbano. Queste famiglie non hanno rinunciato al loro paesaggio. Non hanno accettato la scelta remissiva di vivere a finestre chiuse per evitare le esalazioni nauseabonde e hanno rifiutato anche l'ipotesi di trasferirsi altrove da questo posto, dove i liquami di ben 2.500 suini non venivano smaltiti nei modi previsti dalla legge, con grave danno dell'ambiente. Uomini, donne, ragazzi e persino Whisky, l'onnipresente cane mascotte, hanno istituito picchetti, alternandosi nell'ultimo periodo giorno e notte. In seguito agli interventi anche delle forze dell'ordine, l'amministrazione comunale è riuscita a sgomberare forzosamente gli stabilimenti, vendendo all'incanto gli animali presenti. Nato nel 1941 e vissuto a Montemoro, Pacifico Paoloni, un tempo muratore e oggi agricoltore per hobby, saggio padre di famiglia, rappresenta bene tutte le famiglie coinvolte in questa vicenda, che da un giorno all'altro si sono dedicate a tempo pieno a questioni sino a quel momento sconosciute, pur di non abbandonare l'amata terra.